Novità in arrivo sui piatti delle mense scolastiche di Firenze. Intanto, a grande richiesta dei genitori che hanno protestato non poco lo scorso autunno, le porzioni saranno più abbondanti. Viene invece bocciato il cosiddetto menù glocal che Palazzo Vecchio aveva introdotto per abituare i bambini ai sapori della nostra tradizione. Non è piaciuto e i bambini praticamente non mangiavano, tornando a casa con la fame, buttandosi su merende e cene degne di uno stomaco adulto. Ed ecco quindi sparire, o quasi, panzanella, pappa al pomodoro, farinata di cavolo integrale e minestra di pane. Rimarranno solo come piatti speciali da servire ogni tanto. Torna, almeno una volta a settimana, anche il pane bianco, finora sostituito in toto da quello integrale. Rimane a sorpresa la quinoa, ma aumenta la carne rossa. Tra i nuovi cibi del menù invernale ci sono anche la polenta o la pasta al ragù di carne al posto della polenta al ragù vegetale, il riso al pomodoro diventa riso alla parmigiana e il tortino diventa frittata con contorno di carote al vapore. Non cambia però la filosofia di fondo, fa sapere il vice sindaco Cristina Giachi con deleghe alla scuola. L'obiettivo rimane quello di una dieta sana ed equilibrata. Per arrivare alle modifiche introdotte, spiega Giachi, abbiamo lavorato in sintonia con la ASL accogliendo le segnalazioni che ci sono arrivate da tutti i genitori. Per quanto ci riguarda, continueremo come sempre a verificare il gradimento dei cibi proposti a mensa e la qualità delle ricette. La prossima settimana tutte le famiglie degli studenti che usufruiscono del servizio mensa riceveranno una lettera dell'amministrazione comunale dove sarà spiegata ancora la filosofia che ha condotto all'adozione dei nuovi menù e dove saranno raccontati gli aggiustamenti effettuati.